A te Paolo, buon pomeriggio. Esattamente Andrea, grazie, buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori in diretta da Francavilla al Mare, perché è caso di dire che il Covid non ferma le feste di San Franco, i fuochi pirotecnici di Francavilla tra le manifestazioni più grandi del centro-sud Italia. Sindaco, tante le misure di sicurezza, ma ci saranno regolarmente i fuochi questa sera da 26 punti lungo la costa di Francavilla, verranno fatti esplodere questi fuochi di artificio. Sì, in verità sarà un fuoco Covid. Appunto, non potevamo fare il fuoco tradizionale, lo sparo dal pontile classico che avrebbe creato assembramenti, però noi riteniamo che la vita non si debba fermare di fronte alle difficoltà, bisogna trovare nuovi modi per andare avanti e questo nuovo modo lo abbiamo trovato cambiando il fuoco tradizionale. Non si sparerà solo dal pontile, ma si spareranno fuochi molto più modesti che dureranno una decina di minuti, ma che avranno la caratteristica di essere sparati su tutta la costa di Francavilla al Mare, che è lunga 7 km circa, quindi ci sarà un punto di sparo sulla spiaggia ogni 300 metri. In sostanza, siccome non possiamo fare assembramenti e siccome non possiamo consentire che le persone vadano verso i fuochi, noi avviciniamo i fuochi alle persone, così salviamo la tradizione e festeggiamo il nostro patrono. Lei nelle ultime ore, sindaco, è stato costretto, lo dico tra virgolette, a sperare che questa sera non ci sia tantissima gente a Francavilla, proprio per la sua, è stata una provocazione ovviamente, per evitare assembramenti anche lungo le strade laterali della riviera. Intanto non c'è nessun motivo per creare assembramento nella zona centrale, quindi mi riferisco a Piazza Sirena, perché non è da lì che si spareranno i fuochi. I fuochi si spareranno dal confine con Ortona al confine con Pescara, ognuno li potrà vedere davanti a sé. Come ho detto, saranno fuochi di modeste dimensioni, quindi non immaginiamo di attirare persone da fuori Francavilla, perché dureranno solo una decina di minuti. Molti si stanno organizzando addirittura per vederli dalla collina, dalle varie colline che ci sono nell'entroterra, dove si potranno vedere interi tratti di costa. Ho disposto con ordinanza l'obbligo della mascherina sul lungomare Aldo Moro e sul lungomare Nord dalle 22 alle 2 di notte, anticipando anche quella che è stata la decisione del ministro Speranza, quindi stiamo attuando tutte le misure di sicurezza, ma su tutto vince il buon senso delle persone, che devono capire che bisogna andare avanti, bisogna essere in grado di sconfiggere il Covid continuando una vita normale. Bisogna convivere con questa emergenza sanitaria, col Covid-19. A tal proposito, lei, sindaco, parlava dell'uso delle mascherine obbligatorio dalle 22 di questa sera fino alle 2. A proposito di Covid, ci sono 4 positivi attualmente a Francavilla al Mare. Sì, l'ho annunciato ieri sera nella mia diretta Facebook, tra l'altro molto seguita. Abbiamo avuto 3 casi negli ultimi 3 giorni. Uno è un caso in via di guarigione che avevamo già da un paio di settimane, quindi è veramente in via di risoluzione. Poi ci sono 3 casi nuovi che abbiamo avuto nei giorni scorsi, uno al giorno, tutte e 3 persone non in contatto tra di loro, ma che probabilmente sono state vittime di quel Covid di rientro, come lo chiamiamo, perché una di queste è stata in vacanza, è tornata e quindi ha manifestato dei sintomi, altri hanno avuto contatti con la vicina città di Pescara e quindi in sostanza abbiamo questi casi. Il Covid c'è, è tra noi, bisogna stare attenti, monitorare, mai abbassare la guardia, non intendiamo farlo, ma non per questo dobbiamo fermarci. Ovviamente 4 positivi a Francavilla è una situazione del tutto sotto controllo, sindaco, ma con le forze dell'ordine, con la polizia locale, voi ovviamente monitorate la movida francavillese, ci sono tantissimi turisti in questo periodo dal pomeriggio fino a notte fonda. Sì, ci sono tanti turisti, i luoghi sono frequentati, ma io vedo anche che c'è il buon senso delle persone, perché vedo che indossano la mascherina laddove serve. Poi in verità siamo qui in riva al mare, stare nelle nostre spiagge, come abbiamo ampiamente detto in tutte quelle polemiche che c'erano prima, che volevano, se vi ricordate, centellinare l'ingresso nelle spiagge libere, addirittura predisporre delle app, è andata come dicevamo noi, cioè in spiaggia si può stare tranquillamente distanziati, io stesso come vedete sono abbastanza abbronzato e riesco a essere distanziato da tutto e da tutti nel nostro mare, che è molto ampio ed accoglie tutti in piena sicurezza. A proposito di mare stabilito,
provvedimenti, sindaco, e di queste ultime ore la decisione del governo attraverso un DPCM del Ministero della Salute di vietare balli nelle riviere, negli stabilimenti balneari, secondo lei è una decisione giusta? È una decisione giusta perché eravamo passati per alcuni versi da un accesso all'altro, quindi si stava perdendo un po' la ragione, si stavano ricreando forti assembramenti, soprattutto in quegli stabilimenti che usano fare musica da disco. È bene che questo non si faccia, tant'è vero che la musica da questa settimana è vietata. Ho sentito già personalmente molti stabilimenti balneari che eviteranno, accoglieranno le persone che vogliono magari cenare in tutta sicurezza, distanziate e con mascherine, quindi evitiamo di creare ulteriori problemi. Il ministro Speranza ha fatto molto bene a prendere questo provvedimento. Sindaco, siamo quasi in chiusura di questo collegamento, ma siamo ovviamente, abbiamo parlato all'inizio dei fuochi d'artificio di questa sera, le feste di San Franco che chiudono un po' il clou dell'estate francavillese. Possiamo fare un primissimo bilancio per quanto riguarda le presenze turistiche a Francavilla? Quest'anno tra l'altro costa balneabile lungo tutto il litorale adriatico, com'è andata e cosa sperate per la seconda parte dell'estate? Non abbiamo ancora i numeri, ma siamo molto contenti perché sentiamo quotidianamente i nostri operatori commerciali che ci riferiscono di una presenza di persone e di gente insomma abbastanza sostanziosa. Addirittura c'è qualche ristoratore, ti confesso, che mi ha detto che ha realizzato il miglior incasso degli ultimi 5 anni. Per essere un'estate post-Covid devo dire che è una bella soddisfazione. Quindi c'è gente, come abbiamo detto prima, le nostre spiagge riescono ad accogliere tutti in sicurezza. Ci aspettiamo che diciamo questa stagione si prolunghi se il tempo ci assiste, e anche settembre è stato fantastico poter visitare la nostra città che ha un mare perfettamente balneabile.